Ciao e bentrovata sul canale. Oggi andiamo a parlare di capelli e in particolare delle acconciature che possiamo ricreare in maniera molto veloce utilizzando i mollettoni. Io li chiamo mollettoni a Roma perché si chiamano così, ma so che in altre parti d'Italia si chiamano in maniera completamente diversa. Se non sbaglio, alcune amiche del sud le chiamano le ciappe. Anzi, magari scrivetemelo direttamente nei commenti come si chiama dalle vostre parti il mollettone, ma procediamo subito. Io ne ho di diversi tipi e grandezze e consiglio di averli sempre un po' di diverse dimensioni e appunto grandezze. L'importante è che siano ben saldi, quindi che acchiappino bene i capelli, altrimenti qualsiasi cosa andiamo a fare poi si smonta subito. Sul capello liscio è un pochino più impegnativo perché appunto il capello liscio tende un po' a sguisciare e a non reggere bene. Però insomma ci si può lavorare, ma vediamo come fare. Iniziamo andando a prendere due ciuffi di lato, andiamo a girare le ciocche su loro stesse, li portiamo verso l'alto e andiamo a bloccare. Possiamo decidere di mettere due mollettoni più piccoli o uno più grande. Devo essere sincera, a me piace sempre molto mettere i capelli così perché la trovo una cosa molto semplice ma carina. Ovviamente questo poi dipende anche dalla lunghezza dei capelli. Altra idea super super semplice, prendiamo una ciocca da una parte, la giriamo su se stessa e andiamo a bloccarla con un mollettone. Stessa cosa dall'altro lato. Molto molto semplice. Portiamo altrimenti la frangia, diciamo, indietro. Prendiamo la ciocca, la giriamo su se stessa e l'andiamo a bloccare. Possiamo anche andare a tirare su tutti i capelli, avvolgerli su loro stessi, quindi a creare una specie di salamino. E di portarli dietro, tenerli con un mollettone più grande in questa maniera. Questa anche è un'idea per tirare su i capelli, però non fare la classica coda, quindi può essere un'alternativa. Se i capelli pesano molto, è sempre meglio utilizzare o un mollettone più grande o due piccolini, quindi andare per esempio a metterne due in questa maniera. Di nuovo prendiamo due ciocche di capelli, andiamo a bloccarli con un mollettone, quindi è una cosa abbastanza classica, ma per renderla più carina possiamo andare a fissare con un altro mollettone un pochino più giù, quindi avrà un effetto un pochino più elegante, diciamo. Con il mollettone possiamo andare anche a raccogliere lateralmente i capelli, quindi tutti da una parte, andarli ad avvolgere su loro stessi finché non si piegano, andiamo a fare una sorta di chignon, bloccarlo in più punti, quindi ad esempio mettendone diversi, quindi ne mettiamo uno qui, un altro sotto, un altro ancora qui. Ecco,
e un'altra ancora qui. Possiamo andare poi a creare anche dei torciglioni, l'ho fatto vedere anche in un altro video, con mollettoni piccoli, diciamo. E andiamo a creare ad esempio 4 righe diverse, quindi riga al centro, andiamo a isolare una parte di capelli, andiamo a intorcinare su se stessa, quindi andiamo a creare appunto il torciglione. E lo andiamo a bloccare. Poi lo possiamo fare ovviamente anche quest'altro lato. Di nuovo torciglione. Di nuovo bloccato, quindi o così lasciarlo doppio e basta, oppure volendo continuare con le ciocche qui di lato. L'importante è che sia ovviamente simmetrico un lato con l'altro. In questo modo. Poi ancora possiamo andare a portare i capelli tutti da una parte, andare a prendere una ciocca dietro, girarla tutta intorno al resto dei capelli in questa maniera. In base ovviamente poi a quanto sono lunghi, ma farla finire dietro, così che possiamo andare a bloccare con il mollettone, però potendolo anche appunto un po' nascondere. E ancora possiamo andare a creare una treccia laterale, una piccola treccia, e bloccarla con il mollettone, quindi utilizzandolo come se fosse un elastico. Arriviamo all'altezza che ci interessa, ci fermiamo e mettiamo il mollettone. Queste quindi erano alcune idee per poter utilizzare mollette, mollettoni, o chiamiamole come ci pare. Spesso viene un po' sottovalutato l'uso del mollettone, forse perché si attribuisce un significato un po' disordinato, diciamo così. Invece secondo me può essere un ottimo alleato. Io li utilizzo semplici, ma ce ne sono tantissimi, con applicati perline, strass, glitter, altri piccoli oggettini, e quindi insomma si possono anche poi creare delle cose un pochino più personalizzate. Io preferisco il genere un po' minimal, quindi utilizzo cose molto semplici, però insomma ci si può poi sbizzarrire anche in base al proprio estro, alla propria fantasia. Grazie come sempre per l'attenzione, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, ci vediamo al prossimo video.